mister Oliveira, 3 punti pesanti qui ad Alghero. Ma un pesante, importante, sicuramente meritava qualcosa di più perché abbiamo avuto tante occasioni, soprattutto dopo il 2-0, che dobbiamo già chiudere la partita. Ma mi dispiace per tanti episodi che sono successi oggi perché capita spesso, non solamente a favore nostro, anche contro di noi. Penso che loro sono abbastanza arrabbiati per un rigore, non so se c'era o non c'era. Dal mio punto di vista era il rigore espulsione. Anche quello l'arbitro è sbagliato, se è sbagliato una volta, se è sbagliato due volte, non lo so. Questo è il giudizio mio, quello che ho visto da fuori. Diciamo che l'arbitro ha sbagliato tanto, ma da entrambe le parti. Resta comunque una partita agonisticamente molto ben giocata. Magari avete trovato gli spazi giustamente quando l'Alghero è rimasto con un uomo in meno. Ma io penso che abbiamo avuto più spazio quando eravamo 11 contro 11 in campo, perché dopo l'espulsione l'Alghero è cresciuto tantissimo, ha messo in difficoltà il Moravera e per un pelo non ha portato il pareggio, che era un punto importantissimo per loro. Gigi Nuoto, una sconfitta che brucia, soprattutto per come è arrivata. Ma qui sembra che quest'anno arrivino quasi tutte così, non dico tutte, ma anche oggi c'è da recriminare sul rigore fischiato al primo minuto di recupero, che a quanto mi dicono i ragazzi era inesistente, per lo più poteva essere un calcio d'angolo per il Moravera, visto che Mattiello l'ha buttata in calcio d'angolo con la punta. In più c'è l'uno del gol del pareggio in pieno recupero, quando mi dicono che c'era un giocatore in linea che teneva in gioco Marco Piras. Pertanto non posso rimproverare niente ai ragazzi, gli ultimi 20 minuti hanno giocato veramente col cuore in mano, hanno creato 3-4 occasioni, si poteva pareggiare, senza contare che siamo rimasti in 10 per quasi tutto il secondo tempo, quindi comunque sono stati bravi, li ringrazio per l'impegno dimostrato. Tanti giovani in campo, ormai è un leitmotiv di tutta la stagione dell'Alghero. Cosa si può fare? Che correttivi si possono approntare? Ma correttivi credo che bisogna approntarne per forza, visto che anche oggi eravamo con 8 fuori quota in campo e 3 cosiddetti grandi. Non credo che si possa continuare così. La società mi ha comunque assicurato che in settimana, visto che si riaprono i trasferimenti, si interverrà in qualche modo e pertanto resto fiducioso su questo. Hai fatto esordire Capuano, 11 minuti e ha dovuto alzare bandiera bianca per un fastidio muscolare. Sì, beh, è un ragazzo che non giocava da parecchio tempo e purtroppo magari la prima partita dopo un periodo di inattività gli è costato uno stiramento. Speriamo che non sia nulla di grave o comunque di importante, che possa tornare a darci una mano nel miglior tempo possibile.